Buonasera a tutti, grazie di essere venuti al nostro incontro. Sappiamo che questo è il primo giorno di host, quindi un po' faticoso, e quindi apprezziamo ancora di più la vostra presenza. Welcome to everybody, people that come from also Australia, no? So thank you very much for your presence. Allora, informazione tecnica, parleremo sempre in italiano. We will speak in English, in Italian, sorry, e chi parla inglese c'è la traduzione automatica, simultanea, scusate, e le slide saranno tutte in inglese. Comunque voi ovviamente, siccome è un incontro in cui cerchiamo di darvi delle informazioni che vi devono essere utili, quindi quando avete dubbi, quando avete qualcosa che non vi è chiaro, voi chiedete, poi anche alla fine magari ci sarà un momento in cui potrete fare delle domande su qualcosa che non vi è chiaro oppure che volete poi approfondire. Allora, partiamo. Dunque, oggi siamo qua, siamo venuti a presentarvi la nostra nuova capsula compostabile, compatibile con il sistema Nespresso, che abbiamo realizzato in stretta collaborazione con i nostri partner, con i quali collaboriamo ormai dall'inizio della nostra esperienza sulla trasformazione dei materiali compostabili, che è Natureworks. Per questo sono qui con noi a presentarvi la capsula, ma anche il materiale, sia il nostro responsabile R&D Tazio Zerbini, che vi parlerà delle performance della nostra nuova capsula compostabile, sia persone che vengono di Natureworks, in particolare Flavio Di Marco Tullio e Maria Giovanna Vetere, che dopo si presenteranno a voi, che vi parleranno più nello specifico del materiale, l'inizio della vita e anche la fine vita, come si comportano quindi quando sono immesse al compostaggio. Io faccio solo la presentatrice, vi devo giusto dare per un minuto informazioni di chi è Flo, perché magari qualcuno di voi ci conosce come un produttore di capsule per caffè, ma in realtà noi siamo produttori di capsule per caffè da 4 anni, quindi siamo veramente i più giovani di questo settore. Però veniamo da un'esperienza che è quasi di 50 anni di termoformatura delle materie plastiche, e i biopolimeri sono tutti gli effetti delle materie plastiche, quindi siamo forti comunque di un background tecnico che ci ha permesso di partire bene, perché i risultati ci sono stati in questa nuova avventura che sono le capsule. Noi, come Flo per esempio, qua vi faccio vedere chi è Flo oggi, è un gruppo di aziende che trasformatrici di materiali, appunto il background più importante è quello della termoformatura di materie plastiche. Noi come Flo, nello stabilimento di Fontanellato, in provincia di Parma, siamo partiti nel 73 con la produzione dei bicchieri per i distributori automatici, che forse non tutti sanno che sono dei contenitori tecnici, non hanno nulla a che vedere con i bicchieri che noi per esempio utilizziamo alle feste di compleanni, perché sono dei contenitori che devono funzionare bene all'interno dei distributori automatici, quindi devono avere delle caratteristiche tecniche costanti di qualità. Tanto, giusto per farvi un esempio, se un bicchiere non funziona perché si incastra, vuol dire che l'erogazione del caffè non arriva, vuol dire che la macchina si blocca e vuol dire che il nostro cliente si arrabbia parecchio perché perde magari mezza giornata di erogazione di caffè. Quindi l'attenzione al dettaglio e alla qualità per noi durante il nostro processo produttivo è sempre stato una cosa imprescindibile. Non siamo solo comunque termoformatori di plastica, perché noi nel tempo comunque abbiamo ampliato i nostri orizzonti, diciamo, quindi abbiamo cominciato anche a trasformare altri materiali. Oggi noi per esempio nel nostro stabilimento in Inghilterra produciamo bicchieri in carta, specifici soprattutto per il mercato della distribuzione automatica e dell'Oreca. Poi abbiamo uno stabilimento in Repubblica Ceca, in compartecipazione con un altro socio, in cui facciamo contenitori piatti soprattutto e vassoi in polpa di cellulosa, altro materiale nuovo per noi comunque, che lavoriamo da meno anni sicuramente della plastica, quindi il background più importante è sempre la termoformatura della plastica, che ci ha permesso di diventare in poco tempo comunque degli attori che possono dire la loro nel mercato capsule termoformate.
Quindi sì, siamo converter a tutti gli effetti di polimeri tradizionali, PLA, quindi la bioplastica, carta e polpa di cellulosa. Finisco dicendovi che oggi sul mercato noi possiamo proporre le capsule termoformate in polipropilene in barriera e non, compatibili con il sistema Nespresso, Lavazza Modomio, Lavazza Blu, e poi le ultime arrivate, noi siamo già partiti con la commercializzazione da un po' di tempo delle capsule compostabili per il sistema Lavazza Modomio, su cui abbiamo fatto test già da più di un anno, che vi verranno poi descritti nel dettaglio da Tazio. E oggi presentiamo non soltanto la capsula Nespresso, che è quella comunque più importante, per noi la più critica, ma anche altre due capsule sempre fatte con il materiale Ingeo di Networks, quindi 100% PLA, che sono compatibili con il sistema Blu e KeyCup, quindi compatibili con il sistema Keurig, che è un sistema questo più per il mercato internazionale al di fuori dell'Europa. Una cosa, l'ultima cosa che volevo dire, che per me è importantissima, è che noi sul mercato delle capsule compostabili siamo gli unici che lavoriamo in materiale puro. Tutti i nostri competitor hanno normalmente delle capsule, propongono delle capsule che sono in compound. La differenza per noi è sostanziale, perché il compound è una miscela di polimeri in cui una parte sono biopolimeri, il PLA c'è sempre, magari in percentuali differenti, dal 20 al 60, 70% si possono trovare. Però ci sono anche altri additivi e polimeri sintetici necessari per garantire che la capsula abbia delle performance corrette per funzionare. Per esempio, in iniezione non esiste la possibilità di utilizzare il materiale puro, come usiamo noi. In termoformatura è molto difficile, per questo noi abbiamo veramente lavorato tanto, però ce l'abbiamo fatta. I nostri competitor hanno soluzioni in compound e noi conosciamo bene il compound perché siamo partiti da quello. La prima capsula compostabile che noi abbiamo proposto sul mercato era proprio fatta in compound, quindi noi conosciamo esattamente quali sono le criticità e i limiti del compound. Ed è per questo che abbiamo provato a fare questo passo in avanti, quindi lavorare in materiale puro. Adesso lascio la parola ai nostri speaker. Partiamo con Flavio. Questo sarà una specie di percorso cronologico, quindi partiamo dalla materia prima, quindi l'origine del materiale e le sue caratteristiche, andiamo avanti passando alla trasformazione della materia prima in capsule, per poi finire con il fine vita. Ovviamente poi ci saranno con noi i nostri amici di Networks anche durante i giorni della fiera, poi ve lo diremo anche dopo, e voi potrete comunque anche durante host chiederci, trovare il modo, comunque fissare qualche appuntamento per capire più nel dettaglio, se avete interesse, informazioni sulla materia prima. Sono arrivati una delegazione importante anche dall'America, quindi approfittatene. Ecco, questo appunto è quello che vi dicevo prima. Noi partiamo descrivendovi il sourcing, quindi della materia prima, poi passiamo a Flo che vi spiegherà le caratteristiche delle capsule, per poi finire al recupero della materia prima, come si comporta anche al compostaggio. Lascio la parola a Flavio, grazie. Buonasera a tutti, non posso non iniziare con un ringraziamento, perché è un onore e un enorme piacere essere qua. Nei prossimi 10 minuti cercherò di darvi quello che credo che sia un'analisi della situazione del mercato delle capsule, come la vediamo noi, e cercherò anche di capire insieme a voi dove crediamo che potrebbe andare il mercato delle capsule in futuro. Credo che è una domanda che tutti ci facciamo e probabilmente scopriremo solamente strada facendo. Parto con un dato, con il 1989, perché quando penso al settore delle capsule non posso non pensare che in realtà è un mercato molto giovane, sono solamente 30 anni che questo mercato è esistito. Nel 1989, come sapete, due società hanno inventato effettivamente quello che è stato quello che poi è il mercato che ci unisce qui oggi, quindi quello Nespresso da una parte e Lavazza, poi non so chi sia stato il primo, ma poco importa. Come vedete c'è stata una certa evoluzione in tutto ciò, e in questa slide quello che rappresentiamo è appunto questa
evoluzione, io la chiamerei più che altro una rivoluzione, che è quella iniziale, che appunto è successa grazie a un'idea appunto della Nespresso e della Lavazza, dove vi è stata questa rivoluzione nel 1989, durata poi questi famosi 30 anni ai quali facevo prima riferimento. Come vedete nel grafico, i primi 10 anni realmente sono molto schiacciati, i 10 anni successivi sono ricchi e pieni di nuove innovazioni. Sapete che poi nel 2012 è stato un anno chiave per l'industria, in quanto dei brevetti appunto sono scaduti ed hanno permesso un enorme ampliamento del mercato. È facile quindi leggere il passato, ma è sicuramente più difficile, se non impossibile, sapere quale e come sarà il futuro. Quindi la domanda appunto sarà: cosa ci aspettiamo? Per cercare di dare una risposta ho provato ad esempio a pensare a quello che è il tipico ciclo di vita di un prodotto. Probabilmente avete visto questo grafico che mette la relazione tra il tempo e le vendite. C'è una prima fase di sviluppo appunto che poi va crescendo, una fase più di prodotto, e poi nel caso dei prodotti spesso avviene il tipico declino. Ecco, ripeto, questo è più un grafico relativo a un prodotto, non a un mercato, ma un mercato è fatto da prodotti. Quando provo a chiedermi dove siamo oggi, a seconda del mercato, credo che più o meno, sicuramente posso sbagliare, ma siamo ancora in una fase di crescita nel settore delle capsule. Iniziamo però a vedere un mercato che già non cresce ai ritmi dove cresceva prima, e che inizia comunque a necessitare degli sviluppi nuovi, ed è un po' quello che vediamo enormemente in questa industria, una richiesta di nuovi sviluppi. Pertanto appunto non è detto che vi sia un declino, ma bensì potrebbe esserci sicuramente una continua crescita. Dipenderà credo in molti casi anche dalle scelte che faremo e che potremo fare nei prossimi anni. Per capire dove potremmo essere nel futuro, credo che dovremmo analizzarci dal punto di vista del consumatore. Spesso siamo troppo esperti, credo, tutti qui noi conosciamo questo mercato molto meglio del consumatore medio. E quindi se ci mettiamo nei panni del consumatore ci chiediamo quali sono le informazioni che realmente influenzano il consumatore, vediamo questi numeri che probabilmente avete visto: il 90,5% della plastica mai prodotta non è stata mai riciclata. Un'altra statistica che ci dice che se continuiamo con i livelli attuali di inquinamento, nel 2050 ci saranno più plastica che pesci nell'oceano. Sono informazioni interessanti. Un altro, vi uso questa slide perché è uno dei miei gruppi favoriti che conoscerete sicuramente, sempre più o meno di quell'epoca, è stato usato ultimamente di nuovo per una battaglia abbastanza forte come immagine, no? Del single use che avete sicuramente visto. Quindi ripeto, queste sono immagini, messaggi che riceviamo come consumatori, e a questi seguono spesso delle reazioni, in primis ad esempio da parte di NGO, fondazioni eccetera, che cercano di recepire questi messaggi e sviluppare un modo per far sì che questi possano essere poi implementati. Studiano e danno diciamo dei dettami in qualche modo. Conoscete, e se non la conoscete vi consiglio enormemente di guardare su internet la Ellen MacArthur Foundation. È una fondazione appunto che è riuscita a racchiudere un'enorme quantità di industrie leader, non solamente nel packaging, che ha ridisegnato quella che è la strategia futura del packaging, ad esempio. Molte delle cose che oggi vedete applicate vengono da questa fondazione. Quindi se cercate su internet Ellen MacArthur Foundation troverete dei documenti estremamente interessanti. Uno di essi è questa slide, che mi piace particolarmente in quanto capiscono per la prima volta che non c'è una soluzione che funziona per tutti, bensì dobbiamo analizzare il mercato a seconda delle necessità specifiche di ogni mercato, e per permettere questo dobbiamo spesso fermarci e pensare a un ridisegno, quindi a un cambiamento alla base. Mi soffermo oggi, l'interesse di questa nostro è soprattutto su quelli che loro chiamano nature contaminated, quindi quei prodotti che in qualche modo entrano in contatto con il cibo e che pertanto sono poi difficili ad essere riciclati, che comunque sia sicuramente uno dei finilità più importanti. Questi la Ellen MacArthur Foundation, ripeto, questa non è una slide che ho preso io, ho semplicemente copiato, nomina le capsule, e come soluzione dicono di fare il famoso scale up, ossia cercare di incentivare
quelli che sono prodotti compostabili. Perché? Proprio perché in realtà il valore più importante non è del packaging, ma ciò che è contenuto in esso, quindi nel nostro caso il caffè. E ne parlerò più in seguito di questo. Un'altra agenzia molto importante in Inghilterra, quindi sto andando fuori dal confine italiano, anche perché possiate vedere che in Italia sappiamo che c'è sicuramente una forte sensibilità, ma ciò sta avvenendo ormai a livello europeo e mondiale, la Roth dice essenzialmente lo stesso. Se leggete la frase sottolineata, essenzialmente ci comunica che le plastiche compostabili hanno il compito di facilitare la raccolta del food waste, quindi tutto ciò che è appunto il cibo, e nel caso della capsula, benché non sia un food waste, è un contenuto organico, in modo da in questo caso, per riuscire a far sì che questi prodotti possano essere valorizzati, fanno anche in questo caso una lista di prodotti, e tra questi nominano i tea bags, quindi le bustine del tè e le capsule, perché se pensate entrambi offrono gli stessi vantaggi e devono fare in qualche modo, devono offrire le stesse soluzioni, c'è un contenuto, cioè quel famoso tè o caffè contenuto. Cosa succede? Che questi dettami poi vengono presi dai politici, che ovviamente reagiscono, e avete visto, sicuramente avete sentito parlare in Europa molto, vero Daniele, della... Sì. L'odio, però. Poi sono trombato. Della famosa SUP, la Single Use Packaging, la direttiva, che ormai... è stata già delineata, che appunto detta cosa dovrà essere fatto per ridurre l'utilizzo del single use plastic. Ci sono dei prodotti che, come sapete, sono stati banditi, sono qui elencati, non entro in questi dettagli, però ecco, quello che voglio che vi soffermate è su questa reazione che c'è a catena. E cosa succede? Che poi arrivano ovviamente le marche, quindi oggi abbiamo qui un'ottima rappresentazione, penso, del settore, e sicuramente vi trovate anche voi a dovervi affrontare questi tipi di domande. Quindi come un marchio cerca di adattarsi e sopravvivere a questi cambiamenti, con la difficoltà aggiunta di non sapere quale sarà il futuro? Ovviamente le soluzioni sono diverse, mi piace molto prendere l'esempio della busta tè, semplicemente perché, se ci pensate, è l'esempio primo del single use, nel senso, una bustina di tè lo utilizziamo 3 minuti per prendere appunto una bevanda. È un concetto molto simile, se non uguale, a quello della capsula caffè, più semplice forse dal punto di vista tecnologico, ma che offre delle sfide piuttosto simili. Che cosa successe? Che fino al 2010 gli inglesi, che sono tra i più grandi consumatori di tè, non sapevano del fatto che queste bustine di tè, oltre ad avere un alto contenuto di cellulosa, circa un 70%, avevano anche un contenuto del 30% di polipropilene in questo caso. Quindi non erano stati informati e credevano che fossero compostabili, per anni hanno pensato che lo fossero. Gli è stato, grazie ad internet, di nuovo lo stesso processo che vi ho illustrato prima, facilmente oggi un'informazione, uno studio che ha dimostrato che effettivamente non fossero compostabili, ma bensì questo è ciò che succede dopo 6 mesi in un impianto di compostaggio, dopo 6 mesi in un impianto di compostaggio e poi un anno sottoterra. Essenzialmente la parte, diciamo, plastica non biodegradabile rimane. Ovviamente succede questo, c'è una reazione da parte del marchio, non un marchio qualsiasi, ma in questo caso Unilever, dove nel 2018 comunica pubblicamente, direttamente il CEO ha fatto la comunicazione che entro la fine dell'anno avrebbero convertito tutto a compostabile. Ma torniamo a parlare delle capsule, perché credo che questo sia il mercato che più ci interessa. Anche qui due esempi per capire come il mercato sta reagendo. Uno è Nespresso, che ha fatto una scelta forte, l'alluminio, materiale eccezionale, con qualità barriera uniche, che offre, lo sapete tutti, dei concetti fantastici. Se non l'avete vista, probabilmente l'avete vista, hanno fatto un report di 42 pagine, si chiama Depositive Cup, devono aver speso qualche euro per farlo, e in esso trovate delle informazioni. Una è l'esempio che hanno speso 24 milioni nel solo di franchi, che sono circa 24 milioni di euro, nel 2016, solamente per incentivare il riciclo delle capsule. Hanno speso 6 milioni di franchi in più rispetto all'anno precedente. Sempre nello stesso report parlano di oggi di arrivare a un recycling rate, quindi a un tasso di riciclo del 24%. È un numero che danno loro e lo possiamo prendere come buono, però vi rendete conto che per 26 milioni di franchi in un anno non sono arrivati al 24%, ed è probabile che arrivino anche loro a un plateau dove faranno molta fatica poi a aumentare questi numeri. Se poi li paragoniamo, questi numeri, a quelli che sono i numeri ufficiali che ci comunica direttamente la European Aluminium
Association, dove ci vedono, dove parlano che nel packaging per le bevande l'alluminio viene riciclato al 74%. La conclusione, secondo me è una sola, che l'alluminio nelle capsule non è un materiale adatto per il fine vita, perché sta riducendo enormemente quella che è la media dell'alluminio, che altrimenti usato in altre applicazioni, in non capsule, è un materiale fantastico che viene raccolto e riciclato. Nelle capsule hanno un problema, lo sanno sicuramente, lo dimostrano anche con Nestlé Dolce Gusto, e pertanto si trovano a fare una sfida. Altre marche, ho fatto appositamente l'esempio della Nespresso perché sono gli inventori, l'altra è la Lavazza, sapete, sta prendendo un'altra strada, quella del compostaggio industriale. Hanno lanciato da poco, come probabilmente sapete, delle capsule in alcuni mercati, in Inghilterra, in Francia, in Germania, che sono appunto compostabili, sono immagini che ho preso da internet queste. Pertanto, qual è l'opportunità? Perché realmente credo ci sia una grande opportunità per tutti noi qui, è capire che, come dicevo prima, non soffermiamoci sul packaging. Il packaging è un veicolo, quello che è importante è quello che è il contenuto, il caffè, quel caffè che rappresenta, qua ho messo dei numeri, è, può arrivare fino al 90% in peso della capsule il caffè. Non soffermiamoci sul packaging, soffermiamoci su come dar valore a quel caffè che dopo essere stato utilizzato dobbiamo far sì che torni ad essere un importante elemento grazie al compostaggio industriale. Inoltre sapete probabilmente che il caffè è una delle bevande più consumate a livello mondiale, e sapete anche che c'è un fenomeno importantissimo, questi sono numeri Nestlé, dove le capsule, i numeri in arancione, sono il settore dove prevedono la maggior crescita. Pertanto quel caffè che precedentemente finiva naturalmente, quindi prima dell'era delle capsule, automaticamente negli impianti di compostaggio, oggi non finisce più. E vi posso assicurare che parliamo con compostatori, con associazioni di compostatori, dopo Maria Giovanna vi insegna e vi farà vedere anche delle slide su questo, dove ci dicono chiaramente che hanno bisogno di questo caffè come nutriente molto importante per far sì che il loro prodotto finale abbia un valore. Questa era la mia ultima slide, dopo se ci sono delle domande sono più che contento di rispondervi. Grazie. Adesso con Maria Giovanna Vetere, che è la direttrice affari generali di Networks, una grande esperta del materiale, del fine vita del materiale, ma anche dell'inizio della vita. Quindi lei vi racconterà per il momento adesso il sourcing, quindi l'inizio della vita, da dove deriva questo famoso PLA, perché non è in contrapposizione con il cibo, tutte cose molto utili che poi magari voi potrete anche spendere con i vostri clienti. Lascio la parola a Maria Giovanna. Grazie Erika. Buonasera. Allora, io mi occupo di relazioni istituzionali, cioè parlo con i politici prevalentemente e cerco di spiegargli in maniera... Daniele, ti prego. Quindi diciamo che ho vissuto sulla mia pelle la single use plastics molto da vicino. Cerco di spiegare come è fatto il nostro materiale e cosa succede quando i prodotti che sono fatti con il nostro materiale hanno finito il loro ciclo di vita utile. Quindi è quello che sentirete oggi da me. In genere quando inizio le mie presentazioni parlo sempre di bioeconomia, perché il nostro materiale deriva da fonte rinnovabile, quindi da piante, nel nostro caso utilizziamo lo zucchero, e si incardina quindi perfettamente in quella che è l'ultima frontiera dei rapporti tra l'uomo e la natura, che è la bioeconomia, cioè cercare di utilizzare le risorse che ci dà il nostro pianeta, che possono essere continuamente rinnovate, quindi non sono finite come appunto è il petrolio per esempio, per produrre qualsiasi cosa, perché grosso modo oggi grazie alla bioeconomia si può produrre tutto, più o meno, è una questione di scala e costi. Ma l'Unione Europea soprattutto, ma anche gli Stati Uniti, stanno investendo in maniera importante sulla bioeconomia. Ci sono tantissimi progetti, perché questo internet è pieno di questo tipo di progetti. Questo credo che il video... Non so se funziona. Non credo che... Ci proviamo, ma non credo. No, questa è la prossima. Scusa. Sì, non va. Ok. Allora, questo è il nostro impianto. Sono abbastanza rapida. Noi abbiamo un impianto di produzione negli Stati Uniti, che vedete lì in foto, e quella che vedete in cima è la nostra capacità, e nel nostro impianto si produce questa resina che chiamiamo Mungeo, che serve poi a fare moltissimi prodotti che vengono utilizzati ampiamente un po' ovunque.
La materia prima, che è quello di cui parliamo adesso, fondamentalmente è il carbonio. Quella è la materia prima. Come facciamo ad ottenere il carbonio? Lo otteniamo attraverso la trasformazione che le piante fanno per conto nostro. Quindi quelle che vedete lì sono varie possibilità, nel senso che noi utilizziamo zucchero e quindi può essere prodotto da una grande varietà di fonti. Lo zucchero che usiamo noi arriva dal mais, ma potrebbe essere prodotto anche dalla canna da zucchero piuttosto che dalla barbabietola, nonché anche da fonti secondarie come per esempio la cellulosa, che il legno e la cellulosa possono essere trasformati in modo da produrre zucchero. E poi abbiamo anche, questo lo vedete nell'ultima foto, abbiamo anche progetti che cercano di ottenere l'acido lattico, che è la base del nostro polimero, anche direttamente trasformando la CO2 utilizzando le alghe o i batteri. Funziona, deve funzionare a scala però, questo è più difficile. Che cosa però, questo è il progetto sul quale ci stiamo impegnando adesso da qualche anno in realtà già, e riguarda la certificazione della biomassa che utilizziamo. Non utilizziamo mais, ma dobbiamo essere sicuri che questo mais sia sostenibile, perché la sfida realmente, una delle sfide che ci pone la bioeconomia è che usando la biomassa che si coltiva, deve essere sostenibile. Questa è la cosa fondamentale. Dobbiamo fare in modo che sia sempre preservata la fertilità dei terreni, la biodiversità, la possibilità che le piante continuino a riprodursi in maniera senza occupare spazio che prima era occupato da altri tipi di colture, la protezione della fauna, della flora, precedente alle coltivazioni. Quindi abbiamo implementato una certificazione, la nostra resina oggi è certificata, con questo ente che si chiama ISCC, che vedete sotto, che è un ente internazionale, sono basati in Germania, ma fanno certificazioni in tutto il mondo. E abbiamo con loro studiato questa certificazione che riguarda strettamente i biomateriali. Quindi loro certificano gli agricoltori che lavorano con noi e verificano che ad esempio utilizzino i giusti quantitativi di pesticidi e fertilizzanti, che seguano le migliori best practice che ci sono in agricoltura, questo per mantenere per esempio la fertilità dei terreni attraverso banalmente la rotazione delle colture che gli uomini fanno da sempre, ma che in realtà va fatta con criterio e conoscenza. Ve la faccio semplice: nel caso della Corn Belt americana, dove non ci troviamo, vengono ruotati il mais e la soia in modo da mantenere l'equilibrio tra il carbonio e l'azoto, che è fondamentale per la crescita delle piante, per mantenere l'equilibrio. Verifichiamo anche tutti gli aspetti sociali, cioè che i lavoratori siano pagati il giusto, cosa che negli Stati Uniti avviene normalmente, ma per esempio che seguano corsi su come utilizzare i macchinari, che invece è meno banale, perché è importante anche negli Stati Uniti dove l'agricoltura è intensiva. Questa certificazione tra l'altro è globale, questo è importante, vuol dire che se noi dovessimo avere materia prima, biomassa, che arriva da altri posti del mondo, per esempio dal sud-est asiatico, diventa fondamentale controllare la parte della responsabilità sociale, cioè controllare che i lavoratori siano in regola, pagati il giusto, ci siano i sindacati, eccetera. Quindi è una sostenibilità, non è soltanto ambiente, ma è anche uomo e sociale. Ok, questo è com'è la certificazione, nel senso che la cosiddetta chain of custody vale a dire che funziona su tutti gli impianti che toccano la materia, quindi dalla fattoria che produce la biomassa, nel nostro caso il mais, fino a tutti i processi di trasformazione. Ogni singolo impianto viene certificato e controllato, questo garantisce che tutto sia in linea. Quindi, chiunque utilizzi il nostro prodotto e voglia avere questa certificazione anche sul prodotto finale deve sottostare alle visite di audit che poi tutti noi conosciamo, perché in Italia moltissime aziende sono certificate ISO, quindi già sapete di che cosa stiamo parlando, è qualcosa di simile. Tanto per dare un esempio su simile a cosa, ecco, le certificazioni che oggi lo stesso mondo del caffè usa, dal Fair Trade, la UZ, che è anche abbastanza pesante per quello che io so, la carta FSC e la nostra. Quindi con la nostra capsula compostabile, la capsula compostabile di Flo che usa il nostro materiale, è possibile avere un prodotto interamente certificato. Quindi il caffè contenuto può essere certificato,
La carta, che nel caso della costruzione anche del lead può essere certificato, è anche la capsula alla fine, sempre per certificare la sostenibilità del materiale, con certificazioni simili, perché i parametri utilizzati da noi sono anche simili a quelli utilizzati da FSC. Vediamo al mais che noi usiamo. Allora, io spesso quando faccio vedere questa slide ottengo stupore. Ci sono tanti tipi di mais in commercio e in realtà quello che noi usiamo non è il mais alimentare, cioè non è quello che si mette nell'insalata, tanto per essere molto chiari. Questo ad alcuni è chiaro, a molti è assolutamente sconosciuto. Quindi è quello lì di sinistra, il cosiddetto field corn, che viene coltivato per scopi industriali. In realtà è un misto di scopi industriali ed alimentari, perché si usa per alimentare gli animali, quindi per gli allevamenti fondamentalmente, ma non è adatto al consumo umano. Per darvi un'idea del mercato di questo prodotto, la maggior parte, quindi le spighe gialle, sono quelle per uso industriale. Quindi negli Stati Uniti la maggior parte del mais viene coltivato per scopi industriali, mentre una piccolissima parte, che non la vedete nemmeno perché questa cosino qui, viene utilizzato, è il sweet corn, quello lì che si mangia invece direttamente nell'insalata o nella polenta. Quindi questo anche per mettere un attimo nel contesto l'utilizzo che si fa oggi già delle biomasse, al di là della bioplastica. Più nel dettaglio però, il mais è veramente una pianta meravigliosa, ci si possono fare tantissime cose. Una bioraffineria, che vi invito a visitare in futuro, la nostra forse è lontana, però in Europa ce ne sono tante bioraffinerie. Una bioraffineria ottiene dalla biomassa tutto quello che è possibile ottenere, fondamentalmente senza scarti, perché sono impianti che sono disegnati per ottenere il massimo numero di prodotti dalla biomassa. Nel nostro caso, dal singolo chicco di mais è possibile ottenere una grande varietà di prodotti che non competono tra cibo e materiali, perché usano parti diverse della pianta. Fondamentalmente noi usiamo l'amido, che non si mangia, e dall'amido otteniamo lo zucchero, da cui poi si ottengono vari materiali. Per cui è, diciamo che, forse più nel dettaglio lo potete vedere qui, questi sono i materiali di qua e il cibo di là che si possono ottenere. Quindi quando si parla di utilizzo di biomassa per scopi di materiali, se sono bioraffinerie, non competono col cibo, ma producono entrambe le cose in maniera efficiente, perché questo ci tengo a sottolinearlo, il grande vantaggio della bioeconomia, che è possibile sfruttare in maniera efficiente e sostenibile le risorse del nostro pianeta. Bisogna solo prendersi la responsabilità di farlo, per quello è necessario certificazione, che prende tempo, che costa, tutto quanto, ma... Flavio citava prima l'Ellen MacArthur Foundation, e l'Ellen MacArthur Foundation ha anche lanciato, un paio d'anni fa, un commitment, cioè ha chiesto a tutte le aziende che facevano parte di questo think tank, ha parlato con tutti noi dicendo: magnifico, allora voi fate tutti parte di questo gruppo, siete tutti qui a dire che la sostenibilità è una cosa meravigliosa, però vi dovete anche impegnare sulla carta a fare qualcosa di concreto. E hanno fatto delle proposte, devo dire, abbastanza pesanti. Io mi sono stupita quando le aziende hanno iniziato a firmare questo commitment, perché chiedevano cose stringenti, anche in tempi brevi. Ai produttori di materia prima rinnovabile come noi, hanno chiesto di impegnarci a far sì che tutta la biomassa che noi usiamo fosse sostenibile. Noi avevamo già implementato la nostra certificazione, quindi avevamo già lo strumento in mano, per cui ci siamo volentieri impegnati ad avere tutta la nostra biomassa certificata, sia quella che usiamo oggi, sia nel caso in cui dovessimo avere ulteriore capacità anche altrove, non negli Stati Uniti, ci impegneremo a certificare anche quella biomassa seguendo lo stesso schema, quindi questo è abbastanza importante. Io direi che questa era l'ultima slide, quindi vai tu. Perfetto. Buonasera a tutti, io sono Tazzo Zerbini, mi occupo di ricerca e sviluppo all'interno del gruppo Flow. Io mi inserisco in questo viaggio virtuale, diciamo, nella fase quindi dei converting. E diciamo, io oggi vi parlerò del prodotto, quindi diciamo delle capsule, diciamo, quando il PLA prende forma.
noi oggi siamo qua per parlare soprattutto della compatibile al sistema Nespresso, della nostra Calix Bio, però in realtà è l'occasione anche per presentare tutta la nostra famiglia di capsule. Si chiama Gea, è una famiglia di capsule, noi le definiamo così, tecnicamente avanzate, perché sono dei veri contenitori tecnici. Abbiamo la compatibile con il sistema Monomio, che è già sul mercato da diversi mesi, che è disponibile sia nella versione barriera che nella versione ad alta barriera. Abbiamo la compatibile con il sistema Blu, la nostra Nespresso, e infine la K-Cup, come ha spiegato un pochino Erika all'inizio. In questa slide ci sono già due concetti importanti: sono capsule termoformate e fatte in GeoPLA, quindi in materiale puro. Sono due concetti molto importanti, perché capsule termoformate vuol dire capsule in cui è possibile conferire degli strati barriera veri e propri, quindi si parla di multistrati, ok? Quindi la foglia di partenza è una foglia multistrato in cui nella versione ad alta barriera è inserito un materiale appunto con delle caratteristiche di resistenza alla permeabilità dell'ossigeno. Scorreremo alcune caratteristiche di queste capsule, in particolare prenderemo i dati più significativi che abbiamo sulla capsula a modo mio, perché è quella che diciamo che conosciamo meglio, perché commercio da più tempo e per cui sono stati fatti studi approfonditi, ma in realtà sono concetti che valgono per tutta la famiglia Gea. I dati di partenza ovviamente sono stati un po' i requisiti di mercato, per cui dalla food content compliance alla barriera all'ossigeno, alla compostabilità, il contenuto di biobased e infine la funzionalità. Sulla conformità alimentare in realtà non ci dovrebbe essere molto da dire, dovrebbe essere ovvia in realtà per contenitori appunto di alimenti. In realtà non è proprio così, insomma, noi vediamo sul mercato capsule fatte in compound che, come ricordava Erika, sono fatti essenzialmente con una parte di PLA, ma molto spesso con una resina sintetica, sono poliestere. Tutti questi poliesteri, la maggior parte, diciamo, contengono dei precursori che originano una sostanza che si chiama THF, che è un solvente. Questo solvente non è idoneo a venire in contatto con gli alimenti. Ecco, noi da questo punto di vista ci sentiamo assolutamente tranquilli, perché nelle PLA non vi è questo precursore, per cui non vi è la possibilità di trovare il THF in nessuna condizione. In particolare la ricerca del THF va fatta secondo quelli che sono un pochino, così diciamo, così, i requisiti tecnici più consoni sulla polvere del caffè. Il THF è un solvente, ha un punto di ebollizione molto basso, 67 gradi, quindi chi ricerca il THF nel caffè ragato ovviamente non lo troverà, perché il THF ha il caffè a temperatura superiore. Noi abbiamo condotto la ricerca del THF un po' in tutte le condizioni, vi sono altri documenti molto più approfonditi che non abbiamo presentato, ma in nessuna condizione noi abbiamo mai rilevato la presenza del THF. Per quel che riguarda le proprietà a barriera, questi sono dati che si riferiscono alla modo mio, compatibile col sistema modo mio, e hanno rilevato che l'OTR, quindi la permeabilità all'ossigeno, ha valori nella nostra versione ad alta barriera esattamente identici a quelli del sistema in PP e di APPP, quindi diciamo quello che è considerato la barriera ottimale per questi tipi di packaging. Quindi il valore che ha mostrato la nostra GEA è di 0,001 cc per packaging al giorno, ed è lo stesso del sistema IPP e HPP. Qui per avere un confronto ho riportato quello che è il valore di una capsula monostrato in polipropilene, quindi parliamo di permeabilità d'ossigeno 100 volte superiore. Questo stesso valore misurato ad esempio per la nostra Nespresso, la nuova capsula che presentiamo, è di 0,004, quindi un valore ottimo ancora, considerando che è una capsula che presenta un bottom lid, okay? Quindi diciamo ha una parte, diciamo, se vogliamo, che in teoria poteva essere più delicata, invece abbiamo trovato dei valori assolutamente confortanti. L'OTR ovviamente è solo il primo degli elementi che si valuta per valutare gli aspetti di shelf life di un prodotto, perché ci sono tutti diciamo, gli elementi che riguardano il caffè, no? Quindi l'OTR è un valore del corpo capsula, però in realtà
i nostri clienti sono interessati a quello che succede al caffè. Noi abbiamo condotto una serie di analisi, quindi diciamo di tipo chimica, cioè noi abbiamo fatto l'analisi dello spettro di testa, ossia abbiamo valutato le sostanze volatili che vengono sprigionate dal caffè nel tempo, quindi al tempo 1, dopo un mese, dopo 2 mesi, per vedere quello che succedeva alle sostanze volatili, quindi se vi erano fenomeni di ossidazione, quindi alcuni picchi comparivano, altri sparivano, e vedevamo un pochino quello che succedeva. L'analisi è stata interessante, ma non ha soddisfatto particolarmente il torrefattore, perché in realtà i torrefattori sono abituati a valutare il caffè con delle altre prove, che sono fondamentalmente delle prove sensoriali o organolettiche. Per cui noi ci siamo rivolti all'Accademia Italiana dei Maestri del Caffè, all'ICAF, chiedendo che studiassero loro le proprietà del caffè contenuto nelle nostre capsule GEA a modo mio. E ovviamente loro l'hanno fatto con un panel di esperti che hanno fatto quindi diciamo alcune valutazioni di tipo visivo, olfattivo, ovviamente sul taste e tutti gli altri diciamo aspetti. Quindi erano 6 sommelier veri e propri. I risultati sono stati per la versione ad alta barriera molto buoni. Noi abbiamo verificato una shelf life di cui hanno lasciato una documentazione, una certificazione di 12 mesi. E al palato di sommelier, quindi diciamo di un consumatore particolarmente esperto, quindi in realtà è un dato assolutamente cautelativo. Ma forse ancora più interessante che nella versione barriera, dove la differenza tecnica sta nel fatto che una versione è un multistrato e un'altra versione invece è un monostrato, quindi è un PLA purissimo, sono stata verificata diciamo, una shelf life di 6 mesi. Ecco, questa rappresenta una soluzione particolarmente interessante perché ovviamente sia in termini di costi e di facilità di produzione, questa è una soluzione che ad alcuni può risultare particolarmente interessante. Un altro aspetto che è stato valutato sempre da ICAF nel tempo è il TDS, cioè il total dissolved solid, che è sempre un altro parametro che viene valutato. Che ha un valore ottimale diciamo, di estrazione che si colloca intorno al 20%, e noi sempre nel tempo, nell'arco degli ultimi 12 mesi abbiamo valutato e siamo sempre stati all'interno di questo range. Allora, questa slide parla ovviamente di compostabilità, ma non è interessante di per sé il certificato che lo diamo per scontato. Quello che è particolarmente interessante è il contenuto bio-based che c'è all'interno delle nostre capsule. Questo è un valore che per i motivi che vi dicevamo prima, il fatto che noi utilizziamo PLA in geo puro e non un compound con altre resine, questo contenuto derivante da fonti rinnovabili è fondamentalmente non raggiungibile dai nostri competitor. Ecco, abbiamo parlato della termoformatura, che diciamo, è il processo che noi utilizziamo, e questo processo serve per indurre la cristallizzazione del PLA. Ecco, quindi, chi conosce un pochino il materiale sa che il PLA tendenzialmente è amorfo, sostanzialmente un materiale che nasce amorfo e che quindi ha una resistenza termica non altissima, 55 gradi, 60 gradi, qualcosa di questo tipo. Se viene invece cristallizzato, cioè se si dà un ordine alle molecole di una struttura particolare, la sua resistenza termica sale fino a oltre 120 gradi. Ecco, noi abbiamo imparato attraverso il nostro processo a conferire la cristallizzazione, e questo è un video brevissimo che fa vedere la differenza tra una capsula che è stata cristallizzata e una che non è stata cristallizzata, ma che sono fatte esattamente dalle stesse materie prime. Quindi siamo partiti dalla stessa bobina, in una abbiamo indotto la cristallizzazione e nell'altra non l'abbiamo indotta. Ecco, abbiamo messo acqua bollente all'interno delle capsule e questo è quello che succede a una capsula amorfa e questo è quello che succede a una capsula cristallizzata. Ecco, per cui diciamo, questo rappresenta un pochino quello che è il nostro know-how, la nostra expertise. Per quello che riguarda la funzione, ecco, tutto quello che abbiamo detto fino adesso di fatto vale per tutte le capsule della famiglia GEA. Poi dopo le ultime slide le dedicheremo in particolare alla Nespresso. Questa invece è come noi valutiamo la funzionalità di una capsula, quindi in maniera comparativa con l'originale. Sopra mostriamo quelle che sono le condizioni operative, quindi il numero e il tipo di macchine che sono state
provate per fare i test e diamo, diciamo, una percentuale di sovrapposizione, quindi quando è 100% vuol dire che il comportamento della nostra capsula è esattamente come il comportamento della capsula originale. E abbiamo guardato tutti questi aspetti, per cui la quantità di caffè che si può inserire, la quantità di caffè che viene erogato, se ci sono perdite, il tempo di erogazione, la resa in tazza, e tutti gli aspetti della funzionalità, le perdite, la punturazione del fondo, eccetera, eccetera. Abbiamo verificato, ad esempio, in questo caso, la quantità di caffè erogato nel tempo, quindi vediamo che la nostra GALA, quindi compatibile con il sistema Modolino, è praticamente identica a quella dell'originale, e ne abbiamo verificato un pochino i comportamenti, quindi il variare della pressione al variare del tempo. Veniamo alla GEA Calix, che era un pochino così l'oggetto fondamentale, diciamo, di questo evento. L'andiamo a descrivere brevemente. Questa è una capsula che noi abbiamo progettato nell'ultimo anno. È una capsula che ha un peso di 1,35 g e un'altezza di 37 mm. Il diametro probabilmente è quello 37 mm standard della capsula Nespresso, quindi fondamentalmente è un piccolo cubetto. La sua capacità interna è di 13,5 cc. Il concetto è lo stesso della nostra capsula in polipropilene, quindi chi la conosce, noi presentiamo sempre una capsula con dei fori sul fondo che pensiamo rappresentino il miglior modo per fare l'erogazione del caffè. È una capsula che quindi ha bisogno di un bottle lid, anch'esso, che faccia barriera all'ossigeno, e un corpo ovviamente che può essere anche nella versione multilayer. Uno dei concetti più interessanti che c'è in questa capsula, a nostro avviso, è il lid, come viene posizionato. Voi vedete che rispetto alla zona di saldatura noi abbiamo inserito, diciamo, questo elemento a una quota diversa. La funzione di questo elemento è quello di prestirare il lid. Questo è qualche cosa che ci ha dato ottimi risultati per quel che riguarda la punturazione. Quindi uno dei temi è stato fare in modo che la capsula venga forata immediatamente, quindi al movimento del leverismo, alla chiusura del leverismo, la capsula doveva immediatamente forarsi affinché la reazione venisse in maniera corretta, e questo, diciamo, questo tipo di design ci ha aiutato molto nell'ottenere questo risultato. Il risultato è stato dimostrato analizzando la forza di punturazione, per cui noi abbiamo, attraverso un dinamometro, valutato quello che sono le originali Nespresso, e abbiamo visto che la nostra capsula, con questo tipo di bottom lid, con questo tipo di configurazione, ha esattamente lo stesso comportamento, diciamo, sottoposto a sforzo. Qui, ecco, è il nostro application center dove testiamo le capsule che abbiamo progettato e che abbiamo realizzato. E utilizziamo alcuni strumenti che sono stati particolarmente interessanti e particolarmente utili, per cui sistemi di misurazione di immagine, questo è un parte della nostra Calix, sistemi che ci permettono di osservare, in questo caso, un lead punturato, piuttosto che una presenza dello strato di G-polymer, quindi lo strato barriera all'interno delle capsule compostabili. Abbiamo simulato, utilizzando gli stessi aghi dell'Anespresso, la punturazione sui dinamometri, e in particolar modo oggi volevamo presentarvi questo sistema. Questo è un sistema di data acquisition che ovviamente è autocostruito, non lo trovate in vendita su Amazon, ma che è stato utilissimo per capire quello che succede e oggettivare un pochino le erogazioni. Ecco, questo è quello che fa. Fondamentalmente la macchina modificata ci dà la possibilità di valutare in tempo reale diversi parametri. Questo è la pressione all'interno della capsula, queste sono eventualmente le perdite che può avere la capsula, questo è il caffè erogato. Il sistema non è interessante tanto, ecco qui è finita l'erogazione, la pressione che scende. Il sistema non è interessante tanto per vedere il dato in tempo reale, ma per capire quello che ci restituisce alla fine dell'erogazione. Questo è un grafico, è la curva di erogazione che noi nel tempo abbiamo imparato a conoscere, imparato a valutare, e che ovviamente abbiamo utilizzato anche non solo sulle nostre capsule, ma anche sulle capsule presenti sul mercato. Fondamentalmente rappresenta, attraverso tre curve, quello che succede all'interno della capsula. La curva gialla è la pressione.
Ecco, è interessante capire che appena parte la pompa la pressione sale, questo è un flesso. In questo flesso, quando siamo in questo momento, vi è lo sfondamento del top lead e in corrispondenza dello sfondamento del top lead parte l'erogazione, che è la curva rossa. Quindi la curva rossa solo è la quantità di caffè che viene erogato. Dopo lo sfondamento la pressione torna a salire e raggiunge un valore che mantiene costante per tutta l'erogazione. A questo punto termina l'erogazione, fino a quando la pressione non è zero, ovviamente il caffè continua ad essere erogato per arrivare alla sua erogazione finale. Su questa scala si leggono i millilitri di caffè erogato e i millilitri di questa linea blu che sono le perdite. Vedete, in questo caso le perdite sono bassissime durante l'erogazione. Quando, diciamo, si rilascia la capsula e tutta l'acqua che era contenuta nel portacapsula può uscire, più sono altri circa 5-6 millilitri che sono fisiologici, diciamo, per ogni tipo di erogazione, perché questo è quello che è intorno alla capsula. Ecco, questo tipo di grafico è quello che ci ha permesso di modificare un pochino le caratteristiche della capsula nel tempo per ottenere un qualcosa di simile. Ovviamente cos'è che influenza questo tipo di grafico? Sicuramente il corpo capsula, il design, il materiale della capsula, ma il lead. Ovviamente se il lead non si comporta in maniera corretta fin dall'inizio, questa curva cambia drasticamente, ma anche tantissimo la quantità di caffè, la pressione di riempimento del caffè, la macinazione del caffè, insomma tutti i parametri che influenzano la capsula e ovviamente anche la macchina stessa. Per cui abbiamo così un pochino nel tempo imparato a conoscere in maniera più oggettiva le erogazioni. Questo è uno studio comparativo che noi abbiamo fatto tra la nostra Gea e le altre capsule compostabili che abbiamo trovato sul mercato. Ovviamente i dati sono presi dal nostro data acquisition system e rappresentano l'andamento della pressione, quindi non ci sono le quantità erogate ma solo l'andamento della pressione. Il valore assoluto della pressione, diciamo, è funzione di quello che dicevamo prima, anche della quantità di caffè, della sua macinatura, per cui diciamo non è tanto importante il valore assoluto in sé. Quello che noi abbiamo voluto valutare è la deviazione standard, ovvero la riproducibilità che hanno i caffè. Quindi queste sono una decina di erogazioni fatte con questo tipo di capsula, con questo e con questo. Ecco, vedete che hanno deviazioni standard piuttosto importanti, cioè vuol dire che la dispersione dei valori medi di queste pressioni è una dispersione piuttosto ampia. Ci sono, diciamo, un sigma di 3,4 bar, l'originale ora 0,3, per cui l'anespresso eroga sempre esattamente allo stesso modo. Con la nostra, nel nostro piccolo, ci siamo però, diciamo, avvicinati bene. Noi siamo arrivati a uno 0,45, cioè un po' scompaginata la slide. Siamo arrivati però a una deviazione standard di 0,45, per cui noi siamo estremamente soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto con la nostra capsula. Ecco, l'ultima slide che vi propongo è qualcosa che ci dice perché è così importante in realtà la pressione di erogazione. Cioè, quasi mi vergogno a dirlo in una sala di torrefattori, però non siamo tutti così, però ovviamente noi abbiamo visto, insomma, che erogazioni molto veloci a pressioni molto basse, ovviamente le due cose sono ovviamente correlate, danno un caffè sottoestratto. Nel caso contrario, erogazione da 24-25 secondi a 18-20 bar danno caffè sovraestratti. Ecco, per cui ci sono queste due aree in questo grafico che rappresenta la pressione sul tempo che sarebbero da evitare per fare, diciamo, dei caffè ottimali. Ecco, la GEA con le varie miscele che abbiamo testato si è sempre posizionata in questa zona. Ecco, questa era l'ultima data che volevo presentare. Volevo, tra l'altro, visto che sono in sala, poi ho l'occasione per ringraziare i ragazzi dell'R&D della Flo che sono qua stasera. Di solito non sono sempre così dei frontman, lavorano un po' tra le scene, però sì, ragazzi, per modo di dire, insomma, Giordano, Andrea e Davide. Ok, ora l'ultima parte, parleremo del fine vita del materiale, però se avete qualche dubbio, perché questa è una parte abbastanza piena e tecnica, se qualcuno ha qualche domanda nello specifico. Bene, allora andiamo avanti e con Maria Giovanna per affrontare la fine di tutto. Grazie. Allora,
cosa facciamo con il nostro Ingeo dopo che ha finito la sua vita utile? Dipende dai prodotti. Una delle caratteristiche del nostro materiale è che è riciclabile, compostabile e a seconda dell'applicazione. È diciamo perfettamente circolare da questo punto di vista, per cui a seconda dell'applicazione in cui lo mettiamo, può essere imballaggio o no, nel caso della capsula tecnicamente non è imballaggio ma si comporta come se lo fosse, può avere diverse destinazioni, quindi può essere riciclato meccanicamente, anche chimicamente, è compostabile, può anche ovviamente essere incenerito come tutte le plastiche, ha un potere calorifico come tutte le plastiche. Diciamo che il vantaggio in questo caso rispetto alla plastica convenzionale è che è carbonio rinnovabile, quindi chiude il cerchio senza immettere nell'atmosfera nuovo carbonio, ma gli restituisce quello che aveva sottratto l'anno precedente. Noi però in questo caso per l'applicazione capsula a caffè ci concentriamo evidentemente sulla compostabilità, perché come ha chiaramente spiegato Flavio prima, il valore aggiunto del materiale è proprio quello che è compostabile, quindi consente il recupero del caffè in esso contenuto, che è molto più importante del suo contenitore. Quando parliamo di compostaggio, parliamo di compostaggio industriale, che vuol dire che non è che sono impianti come le ciminiere che fumano, ma sono semplicemente dei siti dove il processo di compostaggio è controllato. Quindi la temperatura, che deve essere ottimale, e l'umidità, che deve essere anche quella costante monitorata, sono tenuti sotto controllo e sono ottenuti con parametri standard, quindi è un processo industriale vero e proprio. Quindi invito anche in questo caso ad andarlo a vedere, un impianto di compostaggio, perché sono molto interessanti. Peraltro sono tante diverse tipologie, tantissime diverse tecnologie di compostaggio, non c'è un unico impianto di compostaggio. Questo vuol dire che noi quando lavoriamo con i trasformatori, con i nostri partner, e portiamo avanti nuove applicazioni, cerchiamo sempre di capire quanto sono compostabili, quindi come si comportano nella realtà, perché le nostre resine sono tutte certificate TUF, Key Compost, D-Insert, eccetera, quindi siamo certi che rispettano la norma 13432, che probabilmente conoscete, sulla compostabilità industriale. Però cerchiamo di capire anche nella realtà, siccome gli impianti di compostaggio tra di loro sono diversi, possono avere tante diverse tecnologie, cerchiamo anche di capire realmente come si comportano poi a contatto con la terra vera, diciamo. Nel caso della capsula GEA, abbiamo subito, appena abbiamo visto che c'era una capsula finale funzionante, abbiamo fatto un bel campione e l'abbiamo testata in Italia. E non è che l'abbiamo testata in Italia perché la capsula è prodotta in Italia, ma perché realmente l'Italia ha un grande vantaggio nel compostaggio. Cioè il Consorzio Italiano Compostatori, che è il CIC, che riunisce un po' quasi tutti gli impianti di compostaggio italiani, ha una grandissima esperienza sia nel testing sia soprattutto nell'analisi dei risultati, quindi sono in grado di fare dei test consistenti e anche di saperli comunicare, cioè di spiegare tutti i parametri, sono test ripetibili e hanno una reputazione solidissima anche fuori dall'Italia. Quindi noi testiamo tantissime cose con il CIC, anche non destinate al mercato italiano. E la stessa cosa facciamo negli Stati Uniti, io queste capsule le ho anche testate negli Stati Uniti in impianti che avevano caratteristiche diverse, quindi con diverse tecnologie di compostaggio. Ovviamente, svelo subito l'arcano, hanno funzionato benissimo di tutti i tipi di impianto, chiaramente. Però nel dettaglio, nel caso italiano, che evidentemente è quello più vicino, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso delle capsule, le abbiamo erogate, perché è quello che fa il consumatore, no? Le mette nella macchinetta, le eroga e poi a erogazione finita le butta nell'umido. Che cosa è successo? Quindi abbiamo preparato i campioni e il CIC ha identificato un impianto di compostaggio, che è questo che vedete qui, si chiama Berco, è vicino Bergamo, e che in genere riceve rifiuti di giardinaggio, che può sembrare un unico flusso, in realtà sono tipo 6 flussi di rifiuti diversi, perché anche i rifiuti del giardinaggio e d'orticoltura possono essere molto vari e variegati, cioè l'erba tagliata si comporta diversamente rispetto alle foglie, rispetto ai rami, rispetto alla terra, quindi c'è un po' di tutto, per cui è un impianto che a dire del CIC era abbastanza ottimale per vedere il comportamento delle nostre capsule, quindi è iniziato il compostaggio, loro lo hanno monitorato secondo la norma 13432, quindi hanno seguito proprio uno standard internazionale.
che cosa hanno fatto? Hanno preparato delle sacche dove hanno messo un mix di rifiuto verde che replica esattamente quello che il compostatore normalmente si ritrova come flusso d'ingresso, e ci hanno aggiunto le capsule secondo, con varie percentuali, diciamo, per cercare di replicare quello che sarebbe stato nella realtà con queste capsule sul mercato, quello che sarebbe entrato nell'impianto di compostaggio. Quindi è un test davvero realistico, e i compostatori lo hanno fatto anche per controllare loro che cosa si potevano aspettare dall'immissione sul mercato di questo prodotto. Quindi è stata, diciamo, una mutua conoscenza, ecco, cercare di raccogliere dati che servissero entrambi a noi e a loro. I test sono stati molto, molto positivi. Questo per esempio è quello che si vede al 23° giorno. Adesso la norma 13432 dice che il compostaggio deve avvenire in 3 mesi, cioè alla fine dei 3 mesi io non devo avere più visibile alcun residuo compostabile. Ecco, in realtà già al 23° giorno, che è ben prima del mese, si vede quasi niente. Quello che ha in mano il collega compostatore è in realtà un po' di carta, perché la carta nel processo di compostaggio è più lenta della plastica, poi si composta perfettamente anche lei, ma ci mette un po' più di tempo. Quindi la capsula, il corpo della capsula era sparito. Questa è la fine del test, in realtà giorno 52, e le capsule sono assolutamente scomparse, non sono più visibili, non neanche frammenti. Cosa fa il CIC? Alla fine del test fa uno screening, cioè proprio setaccia il materiale per verificare che non ci siano microframmenti, e non c'erano evidentemente neanche microframmenti, le capsule si erano perfettamente disintegrate. Noi sappiamo anche che si biodegradano anche completamente, cioè questo si fa con i test di laboratorio. Questo significa che si trasforma il nostro materiale completamente in CO2, acqua e una piccola quantità di biomassa. Abbiamo testato poi comunque queste capsule in diversi ambienti, in digestione aerobica, in varie e diverse tecnologie, anche negli Stati Uniti, hanno sempre dato risultati assolutamente brillanti. Una cosa che ci tenevo anche a dire è che normalmente le bioplastiche che sono rispondenti alla norma 13432 non è che lo sono, cioè non è la norma che è stata creata per le bioplastiche, sono le bioplastiche che si adattano alla norma. Questo vuol dire che di solito un ciclo di compostaggio industriale per avere buon compost deve durare 3 mesi, cioè questo per essere chiari, il compost troppo veloce non produce buon compost normalmente, quindi so perché ogni tanto c'è anche questo genere di discorso, quindi questo è il risultato finale, noi siamo veramente molto soddisfatti. Bene, abbiamo finito, magari vi lasciamo riflettere su quello che vi abbiamo detto, fuori comunque c'è un buffet che vi aspetta, poi abbiamo preparato anche un po' di materiale da lasciarvi per chi lo volesse, c'è una piccola brochure che sintetizza alcuni concetti più importanti che abbiamo detto stasera, e ci sono alcune brochure di Networks che parlano del materiale, come ci ha detto Maria Giovanna. E comunque vi invitiamo, siccome host è appena iniziato, se siete in giro nei prossimi giorni, i colleghi di Networks appunto saranno sempre presenti a parte domenica, e comunque venite pure a trovarci nel nostro stand, che per chi non lo sapesse è stato realizzato quasi interamente con i residui di lavorazione delle capsule di PLA di Networks fatte da noi GEA, e con tecnologia di stampa 3D, stampaggio 3D, quindi il bancone, che tra l'altro è stato presentato anche al fuorisalone del mobile di Milano quest'anno e ha ricevuto un grande successo in realtà, oltre a tutti gli arredi, sono tutti fatti con stampa 3D, con i resti della nostra lavorazione. Questo perché il concetto che noi vogliamo anche passare, e che abbiamo cercato di passare con la nostra comunicazione recente di questo stand e delle nostre capsule, è zero rifiuti, cioè che cosa si può fare col materiale, non solo capsule che poi vengono compostate e che ricordiamo bisogna focalizzare sul caffè, permettono il recupero di un fertilizzante eccezionale quale è il caffè, che è il 90% di tutto il peso e di tutto il contenuto della capsula, quindi il caffè è l'importante nella capsula, non il packaging, che comunque si biodegrada molto bene come avete sentito,
E quindi non solo il compostaggio, quindi il recupero del caffè, ma si può anche recuperare tutto quello che rimane fuori dalla capsula. E quindi in questo caso noi abbiamo fatto questa cosa, un po' di design, fatta con una startup che fa stampa 3D, per spiegare che anche dai resti di lavorazione della bioplastica si può ottenere un prodotto di design, che poi dopo, addirittura, se volessimo, ci stanchiamo, lo maciniamo e lo rifacciamo, facciamo una nuova forma, sempre così, con questo materiale, perché alla fine la bioplastica, come tutte le plastiche, può essere riciclata più volte e basta avere un po' di creatività. Quindi questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare, e venite a trovarci se non siete venuti oggi, e ve lo mostriamo direttamente. Grazie a tutti.